Sono per le strade del Vasto, uno dei quartieri più popolosi e anche popolati della città di Napoli. Perché stamattina siamo qua? Siamo qua per parlare di un problema che affligge, che attanaglia un pochino tutti i cittadini di Napoli. Siamo in compagnia di Marco. Marco è un cittadino fruitore dei famosi grattini e dei famosi abbonamenti mensili. Perché siamo qua, lo sentiremo dalla viva voce di Marco. Marco chiaramente è solo la punta di un iceberg, di un problema che veramente affligge tutti quanti. Marco, raccontaci brevemente qual è il problema. Buongiorno a tutti, il mio problema, come credo quello di tanti altri cittadini di questo quartiere, come altri quartieri di questa città che non sono mai completamente tutelati, praticamente si accinge nel parcheggiare l'auto nelle strisce blu. Ora, al di là, non voglio ritornare sui soliti problemi che non ci sono strisce bianche dove poter parcheggiare autonomamente la macchina gratuitamente. Io sono praticamente soggetto a un'estorsione, tra virgolette, da chi comanda questi avvenimenti. In pratica io dovrei usufruire di un abbonamento mensile da 30 euro per la zona del quartiere. Quelli da 30 non riesco mai a recuperarli, nonostante tutto l'impiego che riesco a metterci, non li trovo mai. Quello che riesco a trovare è sempre quello da 40 euro, questi ne sono tanti, più un altro in vigore adesso sull'auto per non prendere il verbale. Quando per provocazione ho messo un titolo inferiore ai 30 euro soggetto al quartiere, sono stato verbalizzato perché la cifra non arrivava a ciò quanto richiesto al parcheggio nel seguente quartiere Vasto. Mentre invece pagando quelli da 40 pago 10 euro in più al mese senza un usufrutto, non ho possibilità di essere rimborsato di questi soldi. Sono al quarto abbonamento, quindi ho cacciato 40 euro in più, 10 euro per ogni abbonamento, e mi dicono che non è possibile avere rimborso. Per fare un reclamo addirittura mi dicono di scrivere all'ANM, ufficio reclami. Scrivo, loro mi dicono che sono impossibilitati, c'è una mail ricevuta dove mi dicono che se magari voglio pagare il giusto, cioè i 30 euro che mi spettano pagare mensilmente, devo praticamente acquistarlo tramite la loro app. Vado nello store per scaricare l'app, leggo le recensioni, mi dicono che non è funzionante. In effetti anche io l'ho provata, non è funzionante perché al momento in cui metto il titolo per pagare si blocca e non va più avanti. Vogliamo fare prima un attimo una precisazione. Noi dobbiamo far capire anche meglio alle persone quello che sta avvenendo. La città è stata suddivisa per aree. L'area del quartiere Vasto per la sosta mensile è stata, come vedete anche dalla cartellonistica, valutata per una quota di 30 euro al mese. Un cittadino che vuole parcheggiare, che è residente, che vuole parcheggiare qua e prende quindi l'abbonamento, è costretto a comprarne uno da 40. Nel momento in cui va a chiedere il rimborso della cifra eccedente, perché da 30 non se ne trovano, lui è costretto a pagare 10 euro in più al mese all'amministrazione senza avere la possibilità legittima del ristoro, quindi del rimborso. Questo qua, diciamo, è grosso modo la sintesi del problema. Questa è la sintesi perfetta della cosa. Per andare avanti, e quindi ci mettiamo anche un cappello non politico, perché noi facciamo informazione non politica, una riflessione la vogliamo fare sia insieme a Marco ma insieme a tutti quanti voi. L'ANM, l'abbiamo letto pochi giorni fa, è una società del comune di Napoli che è in disastro economico, quindi è praticamente sull'orlo del fallimento, se non fallita. Il comune di Napoli, noi non abbiamo capito ma sospettiamo che sia così, per rimpinguire un pochino queste casse ha passato alla ANM, che non ha assolutamente nulla a che fare con le strisce blu, le soste, l'obbligatorietà di pagamento a questa società, che improvvisamente, per esempio parlo della zona Vomero, da 20 euro l'anno, 30 euro l'anno, adesso si paga 150 euro l'anno. Abbiamo timore di capire cosa si pagherà di anno in anno, quali saranno gli abbonamenti e gli aumenti. Nel quartiere Vasto succede una cosa ancora più grave. I cittadini devono comprare, come vedete dalle date,
abbonamenti datati 2017. Se passa uno degli ausiliari del traffico, che non sempre, e questo lo diciamo con fermezza perché vittime anche noi di questa cosa, non sempre sono attenti, questa persona che espone regolarmente, pur avendo pagato regolarmente l'abbonamento, rischia di avere un verbale, una sanzione, perché non è 2018. Non si trovano quelli del 2018, quindi il cittadino deve non solo è vessato, ma deve farsi dare una cosa ti hanno dato al comune, all'ANM? Circolare, non all'ufficio dell'ANM, perché quando sono andato dall'ANM mi dicono che c'è una società subappaltata per regolamentizzare gli abbonamenti, cioè, sulle strisce blu. Le cinesi, le matriosche. Sì, praticamente lo scaricabarile. Vado in questo ufficio sito a Matteotti, in piazza Matteotti, e mi dicono: lei insieme al titolo del parcheggio deve esibire anche una circolare nostra, dove cui si dice che per tutti quelli ancora che mettono in vigore il 2017 c'è una circolare che, finché non verranno stampati i nuovi, sono accettati per il pagamento delle strisce. Va anche altresì precisato che esiste una legge comunale che prevede che per quante strisce blu ci stanno in una strada, in un quartiere, devono essercene altrettante strisce bianche. Questa regola viene disattesa metodicamente, perché il comune volge semplicemente a fare cassa, se ne frega altamente del benessere dei cittadini. Quindi, oltre alle cose che diceva Marco, qual è il dubbio, qual è il sospetto? Che sono finiti i tagliandi da 30 euro datati 2017, stanno andando in esaurimento quelli da 2017 che sono solo da 40, quindi loro devono consumare quelli da 40, il cittadino deve pagare 10 euro in più senza possibilità di rimborso per un errore grave, grave dell'amministrazione, perché chiunque sia nella catena, perché queste cose è colpa di quello che non si trova mai, il colpevole è sempre l'amministratore che ha dato mandato a queste società subappaltanti questo lavoro. Dal nostro punto di vista inaccettabile, quindi il comune dovrebbe farsi carico o di legittimare queste aziende e dandogli chiaro mandato, e soprattutto pensare a rimborsare non solo Marco, ci stanno 100.000 Marco in città che stanno vivendo questa vessazione grave, quindi non solo pressione fiscale al 49%, quasi al 50%, tutta questa serie odiosa di gabelle fanno sì che a fine anno nelle tasche dei napoletani vengano a mancare circa 1.200-1.300 euro. E su questa bellissima riflessione, Sergio Angrisano e Massimo Pacilio per Sinapsi News e Napoli News Magazine, vi auguro una buonissima giornata.